dalle immagini una grande macchina originale, quindi ospite di questa giornata. Buongiorno, eccole, da dove viene? Da Cava dei Tirreni. Bene, da Cava dei Tirreni, benissimo, è storica come macchina? È storica, ma si sono fatte alcune modifiche particolari. Particolari, bene, erano necessarie, cioè nel senso che quel tipo di macchina non risultava soddisfacente per i suoi gusti? E infatti, è un tipo di abbellimento personalizzato. Siamo qui con il presidente del Fiat 500 Club d'Italia di Vico e Quenza, e qui nelle immagini che in questo momento stanno gustando i prodotti di Bracigliano, tra cui pancetta, capicollo e altri prodotti genuini, sono tutti prodotti della, diciamo, di Bracigliano. Ecco presidente, alla fine lei ha dato un omaggio, è venuto qui a fare un omaggio a Bracigliano portando il limoncello e il limone, il gelato di limoncello. Adesso sta gustando questo prodotto, com'è stato questo prodotto per il momento? Per adesso tutto ok, poi proseguiamo dopo, al pranzo. Ecco, per il momento, scusi, qual è stato il suo in realtà umore, impatto con Bracigliano? È trovarmi a casa mia. Quindi è stato accolto molto bene, insomma, alla fine, bene, bene. È casa sua. Bene, abbiamo qui sempre un altro socio del Fiat 500 Club Italia di Vico e Quenza. Come si è trovato finora? Allora, penso che veramente Bracigliano merita tutto quello che, per la quale ha lavorato e sta dimostrando in questa manifestazione, perché sono delle persone veramente che hanno lavorato tantissimo e stanno raccogliendo i frutti del lavoro che hanno fatto, e meritano veramente questo e anche altro, perché sono delle persone squisitissime, sia gli organizzatori, il club Bracigliano e tutta l'equipe che gli gira attorno. I prodotti tipici locali penso che non hanno nemmeno bisogno di presentazione, perché sono eccezionali. Presidente, alla fine c'è stato questo gemellaggio con Vico e Quenza, è davvero un gemellaggio anche enogastronomico, in realtà lei è molto contento di questo? Sì, soprattutto per l'organizzazione, perché grazie a loro si può fare questo, se no è difficile fare. E poi grazie pure a quelli che mi stanno attorno, come Vico e Quenza e tutti gli altri, Positano, Sorrenti e tutti gli altri. Quelli che stanno attorno? Sì. Stavo dietro, no, intorno. Sì, comunque... Tutti inclusi, nessuno escluso? No, tutti inclusi. Nessuno escluso, perché sono ragazzi veramente che ci vogliamo bene, sono 10 anni che camminiamo insieme e ci ma fa molto a camminare. Prima camminava assieme e siamo molto onore di stare insieme, giusto? È un nostro amico travestito proprio, è una cosa. Alla fine quindi di questo dibattito, cosa ne pensa alla fine della giornata? Ma per adesso andiamo a pranzo, poi vediamo il fine della giornata, ti rispondo più tardi. Bontà della carne, giusto, è la macelleria in realtà che ha offerto i prodotti enogastronomici relativi ai salumi ed è quant'altro, davvero si sono messi a disposizione, sono stati un supporto per questo raduno, vero? Sì, anzi grazie a loro si può fare questo, perché hanno creduto in noi e quindi grazie ancora a loro. Allora passo la parola alla Pignata. Allora, siamo dell'Osteria La Pignata, già da qualche tempo crediamo nel club Vecchie Emozioni di Bracigliano, quindi siamo a loro a disposizione per qualsiasi cosa, per quando si parla di territorio, di enogastronomia chiaramente. Va bene. Carissimi utenti, siamo qui con il professor Gianfranco Rizzo dell'Università di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Industriale. Ecco professore, lei è presente a questo raduno delle auto perché vuole spiegare anche da un punto di vista didattico ai giovani, ma non solo, che cos'è appunto la trasformazione dell'energia solare con l'energia meccanica o elettronica della macchina, e quindi riuscire a far sì che la macchina possa camminare anche attraverso l'energia solare. Ecco, giustamente, qual è la motivazione di questa sua presenza? Prego. Grazie. Questa vettura presenta un kit di trasformazione, quindi un sistema che si applica sulle macchine già esistenti e le trasforma in macchine ibride solari. Ibrida significa che oltre al motore tradizionale che muove le ruote anteriori, quindi una vettura a trazione anteriore, sulle ruote posteriori sono integrati due motori elettrici nel cerchione, quindi diventa una 4x4. E i motori elettrici sono azionati da una batteria che sta nel cofano, che viene ricaricata anche dai pannelli fotovoltaici.
Inoltre la batteria può essere ricaricata dai motori elettrici durante le frenate e durante le discese. Quindi in definitiva questa vettura consuma di meno perché le ruote di dietro contribuiscono a spingere la macchina, diciamo anche un 20% di consumo in un utilizzo in città praticamente. Permette di avere delle prestazioni da veicolo ibrido in più con la ricarica solare con un prezzo molto inferiore al veicolo ibrido. Si ritiene che potrà essere commercializzato attorno ai 3.000 euro, forse anche meno. Adesso questo prototipo sviluppato da noi, a questo si affiancano altri due prototipi sviluppati da nostri partner che sono Landi Renzo e Actua del Politecnico di Torino. Landi Renzo è il leader degli impianti a GPL, stanno lavorando a un progetto simile e stiamo convergendo verso un progetto Made in Italy per lo sviluppo di questo sistema. Nel giro di un anno o poco più dovrebbe poter andare in produzione. Professore, alla fine sì, lei ha parlato di un anno e mezzo, cioè queste macchine quando potranno essere vendute, quando potranno essere commercializzate? L'obiettivo veramente si concretizza? Sì, adesso abbiamo avuto un primo finanziamento europeo, tra l'altro la società di spin-off che abbiamo fondato all'Università di Salerno, che si chiama EPROIN, è stata una delle due beneficiarie in Campania del progetto europeo Horizon 2020. Adesso stiamo concorrendo alla cosiddetta fase 2 che ci potrà dare un finanziamento di alcuni milioni di euro. Se questa cosa andrà in porto ci sono ottime probabilità di passare alla fase industriale in tempi veloci. Quindi in realtà la differenza invece con le macchine elettriche qual è poi in sostanza? Allora, la differenza con la macchina elettrica, la macchina elettrica innanzitutto costa molto di più, ha problemi di autonomia e di ricarica. Nel senso che, come sapete, una macchina elettrica a più di 8 km non si riescono a fare, è soggetta a problemi di ricarica. Questa è una vettura, innanzitutto fate un investimento molto più basso perché l'applicate sulla vostra macchina, quindi avete tutte le caratteristiche della macchina vostra, no? Quindi l'autonomia, le prestazioni. In più aggiunge delle cose in termini di risparmio energetico e anche di prestazioni perché l'accelerazione è molto migliore. Professore, però in inverno, in alcune zone di montagna, tipo le Alpi, eccetera, cioè il sole e la quantità, voglio dire, dell'energia solare diminuisce, in questo caso la macchina avrà dei problemi oppure no? No, non avrà dei problemi, e chiaramente se si riduce il contributo solare significa che la parte elettrica verrà alimentata principalmente diciamo in fase di frenata e di ricarica durante le discese. Sì, io Gennaro Iuppi, e la bella della Valle del Rirno, ancora, facciamo un applauso a questo bellissimo club, quinta edizione qui a Bresciano, felicità! Ma che bella donna che mi sono trovata qui a Brescia! West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. How many years down the mountain exists before it was to the sea? How many years can some people exist before they allow to be free? How many years past one and a half before
tears before cry. How many deaths did it take ever knows? Too many before I die. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. It's a Bob Dylan. She's a good time woman, and I'm a good time man. And she loves me despite all the waiting. She don't know. Prego. Ecco,
ecco, le civiche ci ha preso, scusi. Ecco, di estrapolare un'opinione. Vediamo un attimo a chi possiamo intervenire. Ecco, vengono i turisti da Napoli. Ecco le ciliegie, signora, le ciliegie. Ecco, lei questa andava in cerca, vero? E l'ho comprata anche. Bene, bene, arrivederci. Ecco, tutti pronti. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place. Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. How many years come a mountain
you to see. All many years can some people exist before they allow to be free. How many times can now they'll go? He's telling you he just doesn't see. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. She's a good time of woman. She loves me despite all the